Miei adorati tesori, venite con me. Lady Tina vi saprà dare una casa più calda e accogliente. Ecco la Smalto, la cassaforte segreta dove sono custoditi i diamanti. Per favore, Smalto, passami i guanti, scassina tutto. Con enorme piacere, milady. Ti ringrazio ed ora mettiamoci al lavoro. Finalmente una notte tranquilla. Sì, per il momento. Ma i sonnambuli e i delinquenti non chiudono mai occhio, ricordalo, Jones. Oh, e infatti, guarda laggiù. Il più è fatto e questo completerà l'opera. Hai visto, Smalto, quanti balocchi luccicanti? Oh, gli sbilli! Maoni, io mi occupo del dentino. Ciao, bel morettone in divisa. Ciao, non dirmi che tu sei la proprietaria del negozio. Ritenta, piedi piatti, sarai più fortunato se ne uscirai indenne. Roba che scotta, eh? Oh! Arrenditi, patatina fritta, ormai sei mio! Un altro furfante assicurato alla giustizia. Cucci cucci, piedi piatti! Qui, bellezza, giochiamo a tennis? Ti taglierò in due, piedi piatti, ficcanaso! Ah sì? Facciamo in tre, ciò che è trino è perfetto. Principessa, io e te abbiamo un appuntamento al distretto. Non posso rifiutare la tua proposta, a quanto pare. Oh, signore, lei mi dovrà scusare, ma mi è appena entrato un sassolino nella scarpa. Non le dispiace se me lo tolgo? Come sono sciocchi i piedi piatti, cadono sempre nel solito trucco del sassolino. È la fine che fanno tutti quelli che cercano di mettermi i piedi in testa. Solo il mio parrucchiere può farlo. Non mi diverte molto il suo spirito. Come ha osato mettermi in manette quel vile marrano? Avrebbe bisogno di una bella lezione. È un uomo pericoloso. Tu non trovi, Smalto? Un uomo pericolosissimo. Dobbiamo escogitare un modo per toglierlo di mezzo. Hai qualche idea? Perché non lo implichiamo in un furto? Ci penseranno i suoi amici a sistemarlo. Mi sembra un'ottima idea. Bravo, Smalto. Sei un genio del crimine. Sul serio? Sul serio? Ti sembro una che scherza io? Bravo, metti all'opera la tua fertile mente e crea un guanto speciale capace di imitare le impronte digitali di qualsiasi persona. Sarà molto divertente. Sì, sei sempre stata la donna dei miei sogni. E i diamanti sono i migliori amici di una ragazza. Cosa ne dici di un bacetto? Ma certo, pupa, mi va sempre di ballare con te. Che strazio, è convinto di essere al ballo scolastico. Sei una ballerina eccezionale. Perdonami adesso, ma ho altro da fare. Ecco. Finalmente posso compiere una rapina in tutta libertà. Grazie alle tue impronte digitali sul mio guanto, la colpa ricadrà su di te. Susie, come sei dimagrita? Però, che belle impronte digitali, agente Mahoney. Chissà come ci rimarranno male i tuoi amici quando le troveranno sparse su tutte le vetrine. Dateci dentro, Lazzaroni. Non voglio un solo granello di polvere sulla mia auto di pattuglia. Non tema, capo, sono qua io. Switchak, passa la spugna, gli faccio vedere. Ecco, l'ha visto, capitano? Capitano, mi scusi, purtroppo ci sono cattive notizie. Ah, beh, allora è la mia giornata.
Le impronte digitali rilevate nella gioielleria sono quelle di Mahoney? Temo proprio di sì, signore. No, non è possibile, non è vero. Mahoney un ladro? Questo vuol dire che dovrò cercarlo per sbatterlo in gattabuia. Oh, beh, certo, è una notizia terribile. A tutte le auto, qui è il capitano Harris. Arrestate l'agente Mahoney, è sospettato di furto con scasso. Ma no, sta scherzando, capitano. No, Mahoney, non sto affatto scherzando. Portalo qui immediatamente, Jones, è un ordine. È ricevuto, capitano, eseguirò subito. Mi dispiace, amico, purtroppo gli ordini sono ordini, devo ubbidire. Sta resistendo, capitano. Prendi questo, Jones, non mi avrai, sberra. Cosa? Attento, Mahoney, è l'unico naso che ho. No! Mi dispiace, capitano. È riuscito a sfuggirmi. Fate silenzio! Sono convinto che ci sia Lady Tina dietro tutto questo. Devo trovarla per potermi discolpare. Verrò con te. No, Jones, potresti venire accusato di complicità. Dovrò sbrigarmela da solo stavolta. Quella donna me la pagherà. A presto. Ma, capitano, lei non può chiederci di arrestare Mahoney. È il nostro più caro amico. E poi non può essere un ladro. Non ha mai rubato niente in vita sua. A parte le mie caramelle di liquirizia. È un ammutinamento questo? Beh, non importa. Proctor ed io ci occuperemo di questo caso personalmente. Esatto, non abbiamo bisogno di voi. Ma purtroppo non mi fido di voi, quindi nel caso vogliate seguirmi... Proctor, le chiavi! Capitano, mi è venuta un'idea. Penso che si tratti di una trappola ideata ad arte. È quello che pensa anche Mahoney. Ha fatto il nome di Lady Tina. Ma certamente, capitano, potrebbe essere stata lei. Non diciamo sciocchezze. Le impronte di Mahoney erano su tutte le vetrine del negozio, quindi non fateci perdere tempo. Oh! Come conoscevi il suo nome? La mia rana si chiama proprio... Andiamo, Proctor, non vedo l'ora di iniziare. Gusterò ogni istante di questa caccia al ladro, puoi contarci. E adesso che cosa facciamo? Dobbiamo trovare Mahoney prima che lo faccia il capitano. Abbiamo trovato il nostro mezzo di locomozione. Perdonateci, requisiamo l'autoveicolo, è una missione di polizia. È un bel guaio. Se Lady Tina si nasconde dietro a tutto ciò, Mahoney si troverà nei pasticci ed avrà bisogno del mio aiuto. Vengo anch'io, ragazzi! Ah, stai attento a non fare troppo forte, Smalto. Notizie del pomeriggio. L'agente di polizia Cary Mahoney è stato accusato del furto avvenuto alla gioielleria centrale. Le prove sono schiaccianti, visto che sono state rilevate le sue impronte digitali sulle... Sulle vetrine del negozio, non è fantastico? Il piano procede a meraviglia. Mahoney sarà presto fuori dai miei piedini. Cosa fai laggiù, Smalto? Sogno d'occhi aperti? Alzati! Abbiamo un negozio di alta moda da ripulire. Buoni da bravi, non tirate troppo la corda! Bene, ragazzi, questa è la scarpa destra dell'agente Mahoney. Dovete annusarla senza svenire e poi portarmi da lui! Nessuna traccia di Mahoney, che si fa? Si prosegue. Non pretenderai di trovartelo in mezzo ai piedi. Mahoney ha bisogno di tempo. Metteremo i bastoni tra le ruote al capitano. Ehi, ma è laggiù! Mahoney, sei in arresto! Oh, oh, i miei poliziotti preferiti. Perché l'hai messo sull'avviso? Oh, il semaforo è diventato verde, lo prenderà? Non credo, Laverne. Sta a vedere. Mahoney sarà mio, finalmente! C'è qualcosa che non va nell'auto, non ci muoviamo! Non importa, lo inseguiremo a piedi! Questo non era previsto nel piano! Fate i bravi, fate i bravi!
Che ci fa il professore con quei cani? Cerca Maoni, ci basterà seguirlo per arrivare da lui. Andiamo! Su! Solo una corcettina alle basette, mi raccomando. Un attimo e sono da lei, ho finito gli asciugamani caldi. Ehi, hey Mac, sto cercando Jimmy il Prezioso, il ladro di gioielli. Dicono che si nasconda qui. Jimmy il Prezioso non riceve senza appuntamento, amico. Tu hai un appuntamento? No, ma presto ne avrò uno. Tu che ne dici, eh? Buon atterraggio. Aia. Ehi, Prezioso. Sono io, Mac. Sapresti dirmi dove posso trovare l'editina? Ho giusto un lavoretto per lei. Hai qualche problema con i baffi? No, Prezioso. È tutta colpa del collante. Un poliziotto, mandatelo in pensione anticipata. Prendeteli, miei figli! Dobbiamo andare adesso. Bravo! Fermati! Sei un poliziotto ricercato! Certo, nei gusti e nel vestire. Oh! È un guanto speciale dotato di comando a distanza. L'editina lo pilota dal suo nascondiglio. Lui ci indicherà la strada e seguendolo troveremo la colpevole. L'editina si nasconde qui. Ehi, Maoni, fai sempre la spesa qui. No, è il nascondiglio di l'editina. Sappiamo che sei innocente, Maoni. Vuoi aiuto? Rimanete in ascolto alle ricetrasmittenti. Se avrò bisogno, vi chiamerò. Grazie al comando a distanza, potremo rubare senza essere visti, senza muovere un dito. Cosa te ne pare? È grandioso, non ho parole davvero. Passami il cappotto bianco, ti prego. Lady Tina ama vestirsi alla moda quando va a rubare nei negozi eleganti. Ok, Lady Tina, abbiamo il geniale Lacché e la sua invenzione. Presto sarai una notizia di ieri sul giornale di oggi. Sei troppo furbo per me, agente Maoni. Mi hai preso con i guanti nel sacco. Usando il raggio laser per manipolare il suo bestiario. Prendetela, miei fidi fidi! Devo proprio dire che siete davvero eleganti ed io ammiro molto chi ama vestirsi per ogni occasione, anche la più sgradita e spiacevole. Smalt, sai cosa devi fare? Soluzione che farà pulizia della polizia. Un solvente capace di risolvere qualsiasi problema. Un'ultima domanda prima di fare il bagnetto. Come hai fatto a lasciare le mie impronte nel negozio? Grazie a questo guanto inventato da Smalto. Lui è un vero genio del crimine. Felice nuotata, ragazzi. Rapido calcolo scientifico, deduco che presto... Cadremo nella vasca diventando poltiglia. Sì, precisamente. Potremmo comunque riattivare il guanto per liberarci da questi indumenti. Certamente, perché... non si può, occorrono toni acuti, fuori dall'estensione vocale umana. I cani! Cani. Fulmine! Guaisci in la maggiore! Funziona? No, forse no. Beh, tu ci hai provato, Fulmine, ora tocca a te, Sansone, guaisci in la maggiore. Bene, ci siamo quasi. La terza volta sarà quella buona, ne sono sicuro. Piperito, è il tuo turno. Ben fatto, Piperito! Ok, gettiamoci all'inseguimento, abbiamo una banda da catturare. Hai sistemato le trappole radiocomandate che ti avevo ordinato?
Certo, chi tenterà di fermarci rimpiangerà di averci solo provato. Siamo della buon costume, eh? I vostri vestitini sono fuori moda. Oh, ragazzi, per favore, non vedete che sto svaligiando il negozio? Forse vogliono solamente provare le mie clavate ad alta tensione. Sparpagliamoci, ragazzi, questa è una guerra alla moda. Ho sempre detestato le cravatte, ora ho un motivo. Non posso cavarsela con il buon mercato. Non preoccuparti, House, ci occuperemo noi di loro. Bazooka alla colla, pronto al fuoco. Ti neutralizzerò con i miei calzini elettroneusabondi. Presto, Tackleberry, spara! Pagherete tutto, Manigoldi, anche questo. Giusto, e io vi farò da cassiera. Questa naturalmente vale anche per me. Non abbiamo più trappole a disposizione, mio geniale Lacqueo. Andiamocene di qui. No, ragazzi, troppo facile. Mi scusi, Leditina, sono un suo ammiratore. La seguo con attenzione dall'inizio della sua carriera. Lei mi permette questo onore? Vorrei ingaggiare un duello all'ultimo cappello. Accetta la sfida? Sarà un onore affrontarla, signore. Accetto con immenso piacere la sua incantevole sfida. Conteremo 5 passi e poi apriremo il fuoco, d'accordo? 1, 2, 3, 4... Povero illuso, i ladri non sono mai stati leali. 5! mi dispiace, lei non si comporta come una vera gentildonna. Dove sei, ladruncolo da strapazzo? Ehi, Spillo, sono qui, vieni a prendermi, su. Ti sei cacciato in trappola da solo, amico. No, voi vi siete cacciati in trappola da soli. Prendi i 2 casual più 1 giacca e cravatta, io prenderò gli altri. Avanti, fatemi sotto, non ho paura di voi. E là, ragazzi, ma che bei vestiti! Yuhu, sono qui! Saldiamo il conto perché i saldi non durano in eterno! È proprio così che l'abbigliamento va fuori moda. Stiamo diventando troppi qui dentro. E adesso state attenti. Tirerò 2 pugni a tutto braccio. Tenetevi pronti. Meglio filarsela. Il fido tirapiedi ci sta scappando. Non ci riuscirà. Siamo tipi in gamba. Ottimo lavoro, Maoni. Grazie. Andiamo a dare una mano al professore. Sono stanco di duellare con te, Leditina. Il mio cappello ti disarmerà. Mi dispiace rovinarmi la manicure, d'altronde. È il momento buono per cambiare aria. Non ci cantare, ti seguirò in capo al mondo. Yuhu, Leditina! Non credo che tu possa andartene da qui, sai? Devi ancora essere arrestato. È un disastro, guardatemi! Il mio vestito nuovo è rovinato, la mia capigliatura è tutto un ricciolo scarabattolato! E la tua carriera di ladra è finita. Non ti preoccupare, dolcezza, in prigione avrai tutto il tempo di rifarti il trucco. Capitano, è giunto appena in tempo per arrestare il colpevole, che non sono io, è Miss Eleganza. Eh? Chi è Miss Eleganza? Leditina, che ha adoperato questo guanto super speciale per lasciare le impronte di Maoni sulle vetrine di quella gioielleria. Oh, naturalmente. Sapevamo che Maoni era innocente. Portatela via. È tu pronto a confiscare la prova. E qui cosa c'è? Non sarei così curioso se fossi in te. Oh, capitano! C'è qualcosa che non va, Proctor? No! Ben fatto, amici, qua la mano.